Montecorno è il racconto di una storia del prealpinismo, una produzione aquilana che racconta la prima ascesa al Corno Grande del Gran Sasso d'Italia del 1573. E siamo molto contenti di essere arrivati finalmente alle riprese dopo una lunga preparazione. Per noi il Gran Sasso è una passione, è un protagonista di questa storia, che racconta appunto questa ascesa epica compiuta dal pioniere Francesco De Marchi nel 1573. È stato un lavoro complicato perché abbiamo girato effettivamente in quota, siamo arrivati fino ai 2912 metri sul livello del mare con tutta la troupe, quindi questa è una cosa che ci rende molto felici del risultato con i costumi dell'epoca. Poliedrico, capitano di guerra, architetto, ingegnere, inventore, mosso da uno spirito di avventura e di curiosità fuori dal comune. Io sono Massimo Poggio e per l'occasione divento Francesco De Marchi. Francesco De Marchi, un sognatore, mi piace chiamarlo in questo modo, un grande curioso, diciamo così, manifesto vivente dell'epoca in cui viveva. Primo scalatore a documentare l'ascesa sul Corno Grande, molto interessante perché diciamo con lo spirito dell'epoca, coniugare lo spirito dell'epoca a un'impresa tanto complicata, basti pensare solo alle attrezzature o non attrezzature che potevano avere per poter andare lassù in cima.